Intanto ringrazio tutti di avermi invitato. È per me una grande opportunità quella di raccontare quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni, ma anche quello che comunque è successo, come diceva Bedis, sul territorio negli ultimi 30 anni ad Ostia, che tra l'altro è anche l'epicentro, se vogliamo chiamarlo, del terremoto, per alcuni aspetti sicuramente, a cui abbiamo assistito. Ad Ostia non ci siamo fatti mancare nulla, ci sono stati i fasciani, i Contrera, i Briassi con il narcotraffico, c'è stata la speculazione edilizia, ci sono stati i soldi di Silvio Berlusconi che sono arrivati sul territorio tramite l'acquisizione dei diritti televisivi da parte della famiglia Balini, che sono stati poi investiti nel porto di Roma, che troviamo tra l'altro in altre inchieste, comunque, se non collegate, comunque abbastanza inquietanti sotto certi aspetti. Esistono dei clan, penso alla famiglia Spada, che comunque si sono ritrovati in altre inchieste, sempre parallele a questa di Mafia Capitale, che comunque vedevano l'interessamento dell'ex direttore del municipio, che riceveva personaggi altrettanto inquietanti all'interno del suo ufficio, che gli raccontavano di omicidi commessi sul lungomare per la questione dell'acquisizione delle spiagge e dei chioschi. La questione delle spiagge ad Ostia è una questione che ha visto fiumi di denaro in questi ultimi 30 anni arrivare, fiumi di investimenti che hanno poi comunque portato anche all'inchiesta di questi giorni. Non ci siamo fatti mancare nulla perché c'è stata anche la banda della Magliana. Io ricordo un lenzuolo bianco steso a terra con sotto Paoletto Frau, abitava sulla strada di casa mia. Io ero poco più che un ragazzino, ricordo il lenzuolo, ricordo la strada chiusa, un omicidio fatto ad Ostia, legato alla banda della Magliana, e per cui diciamo che, come diceva poc'anzi Bekis, molte di queste storie si sono intrecciate poi. Anche oggi, pensando che gli interessi del porto di Roma sono stati messi poi a disposizione del presidente del municipio, che aveva messo l'attenzione su degli edifici per spostare una caserma dei vigili urbani, per forza, nonostante questa non fosse adeguata. E naturalmente servivano delle varianti per poterlo fare. Viene poi in seguito, perché da quello che emerge poi comunque, mandato via, allontanato il capo dei vigili urbani, perché si era messo di traverso su questa situazione, e per cui vediamo sul territorio del litorale comunque anche questa metamorfosi della mafia, che prima sparava, commetteva omicidi e oggi poi compra politici per poter ottenere poi favori. Ricordo fotografie che ancora sono disponibili e si possono trovare, che comunque nulla in questo momento possono dire, di personaggi noti all'interno del comune di Roma che ricoprivano cariche importanti, che si facevano fotografare su spiagge concesse ai Triassi, dove Vito Triassi era presente all'inaugurazione della consegna della spiaggia. Questo potrebbe non significare nulla, ma sicuramente erano campanelli d'allarme che dovevano essere interpretati in qualche modo, comunque dovevano fare in modo che una classe politica, perlomeno, se non una società, facesse qualcosa per arrivare a quello che poi Giulia Sarti diceva prima, andare a denunciare, andare ad approfondire, a vedere cosa c'era dietro questi affari, cosa c'era dietro queste situazioni poco trasparenti. Sarò breve perché così poi vi lascerò vedere il film, voglio raccontarvi un aneddoto che poi ricalca un po' quello che abbiamo vissuto come consiglieri cittadini prestati alla politica, che si aspettavano naturalmente di poter esercitare il loro mandato in modo da poter proporre, da fare qualcosa per il territorio, ma naturalmente voi sapete che il Presidente si è dimesso e poi dopo in seguito è stato arrestato per i fatti che sono ormai noti, perché comunque comparsi su tutti i media nazionali, parliamo di richiesta del 10% riguardanti gli appalti del verde pubblico o di probabili mazzette prese per l'assegnazione della pulizia delle spiagge. Quando siamo entrati in municipio,
La prima cosa che abbiamo fatto come gruppo, non io personalmente, perché poi le decisioni le prendevamo insieme agli altri consiglieri, al gruppo comunque del Movimento 5 Stelle di Ostia, del municipio, sono andato a parlare con il presidente Tassone. L'ho fatto con tutte le intenzioni, le buone intenzioni possibili, perché speravo di poter lavorare all'interno del municipio negli organi costituiti per eccellenza di garanzia, ovvero le commissioni, il consiglio, in modo da portare temi, tra l'altro i programmi molto spesso erano simili, cose che non sono mai state attuate, che però speravamo, visto che erano sulla carta e erano comunque proposti di una campagna elettorale con cui si erano presi i consensi sul territorio, di poterle portare avanti. Sono andato nel suo ufficio ed è stata la prima e l'ultima volta che io sono entrato in quell'ufficio. Per 2 anni non ci sono più entrato. Perché? Perché a questa proposta, ovvero nel momento in cui ci accorgevamo che le decisioni sui temi importanti, le spiagge, dove c'erano i soldi, venivano prese da altre parti e nelle commissioni passavano la strada sotto casa, le piccole cose che poi erano nient'altro che riportare dei consiglieri all'interno della commissione e le richieste che venivano fatte dai cittadini che poi li avevano votati, insomma. E quando io gli ho chiesto questa cosa, di poter lavorare sui temi come garanzia e come comunque Movimento 5 Stelle all'interno delle istituzioni, insieme a loro, insieme alle altre forze politiche, lui a me mi ha risposto: se ti serve qualcosa basta che bussi. Allora lui, io sono uscito da quell'ufficio, ero appena entrato in politica, si può dire, per cui certi meccanismi li avevamo intuiti ma erano poco chiari ancora, domandandomi che cosa mi aveva detto. Io avevo chiesto a lui di lavorare, lui mi aveva detto sostanzialmente che se io avevo bisogno di sistemare qualche situazione a livello personale o a livello di gruppo, ma anche comunque per il mio consenso elettorale, perché poi i voti si prendono così sul territorio, facendo i favori con il clientelismo. Lui mi aveva proposto questo a me, io questo l'ho capito uscendo dall'ufficio, ma poi dopo ho trovato conferme nel percorso amministrativo all'interno del municipio. Allora questo è un problema da non sottovalutare, perché è vero sì, le mazzette, la corruzione ha un'anticamera, che è questo concetto, il concetto di gestire la cosa pubblica a fini personalistici, per il consenso, per trovare poi dopo dall'altra parte chi ti riconosce in te l'aver risolto il singolo problema. E di fatto non permette una programmazione, non permette di poter affrontare le cose a 360 gradi e poter comunque andare a valorizzare ma usare le risorse già scarse comunque per i bilanci del Comune di Roma e del Municipio nel modo migliore. Ecco, allora io concluderò dicendo che esco da questo percorso molto toccato, nel senso che non me lo sarei aspettato, non mi sarei aspettato quello che è successo, ma anche rafforzato da una convinzione che quello che abbiamo fatto ci permette di uscire a testa alta da questa esperienza e di poter riproporci finalmente con un percorso e un passato chiaro, trasparente e lineare, che dice sostanzialmente che si può governare un territorio in modo onesto. Allora, ho letto queste bellissime frasi che sono qui trascritte sui muri, e una in particolare che mi ha colpito, che è quella dove si dice che nati senza speranza grazie alla mafia. Ecco, io questa cosa non ci credo, non voglio crederci, perché il lavoro che abbiamo fatto ha dimostrato che questa speranza la possiamo ancora ritrovare, impegnandoci insieme con tutte le parti buone, non è solo il Movimento 5 Stelle, perché da soli non ci riusciamo con la parte buona della città e Ostia, permettetemi di farlo perché siamo finiti su tutti i giornali, su tutti i media nazionali come qualcosa di terrificante. Non è solo questo, ci sono delle realtà bellissime, c'è un territorio bellissimo che va valorizzato, delle persone bellissime, e insieme a queste persone possiamo percorrere e raggiungere gli obiettivi di cui stiamo parlando. Concludo veramente dicendo che c'è stato un passaggio molto importante, che è stato quello che è venuto da Roberta nel municipio, dove abbiamo proposto il reddito di cittadinanza. Ecco, io trovo che questa proposta debba essere portata avanti, perché in un momento in cui c'è un abbassamento dello stato sociale, dove i problemi riconducibili alla mafia, riconducibili a molti di questi aspetti, sono dovuti anche alla mancanza di risorse, alle persone che vanno comunque, le vediamo, io ce l'ho sotto casa, le vediamo tutti quanti, vanno nel secchio dell'immondizia a raccogliere quello che trovano, vanno a mangiare la Caritas,
Questo strumento deve essere perseguito, deve essere portato avanti, dobbiamo sostenerlo, perché sicuramente è una parte importante per poter ripartire e combattere l'illegalità che abbiamo visto e vissuto sulla nostra pelle in questi anni. Grazie a tutti.